Ora non ci sono più alibi, la Casertana non ha carattere, il progetto è fallito. 10 punti dalla prima in 9 giornate sono un gap che questa squadra, pardon, gruppo di persone che torturano la palla, non può essere recuperato. Rosso-blu inesistenti, peggio di 15 giorni fa contro la Lupa e di 7 ad Arzachena. Falchetti incapaci di volare, senza anima, svuotati, irritanti. Fa festa invece l'Ostia Mare che riparte da via medaglie d'oro con 3 punti meritati e in saccoccia. I padroni di casa hanno saputo sbagliare di tutto e di più, a cominciare da Palumbo, che al 26esimo ha la palla buona per il vantaggio, ma spara incredibilmente alto, prendendosela poi con una zolla del terreno. Al primo affondo l'Aziale in vantaggio, ma Ciocca ringrazia l'allegra difesa campana, scogna Miglio, va a vuoto e palla in fondo alla rete. Per poco non arriva il raddoppio 7 minuti dopo, quando Buscia mira sul palo più lontano. Di Costanzo è battuto, ma la fortuna salva il portiere. Gli ostiensi fanno quello che vogliono, colpendo in chiusura di tempo anche una traversa con Costantini. All'intervallo bordata di fischi per l'11 di Maiuri, praticamente non pervenuto. Nella ripresa 50 secondi e Maiella colpisce di testa, Di Stefano è bravo a smanacciare e dall'altra parte succede il patatrac. Fuga di Piro sulla destra che passa in mezzo a Breia e a Starita. Traversone al centro per Meacci che al volo batte un non impeccabile di Costanzo. I 500 del Pinto si rendono conto che ormai la frittata è fatta e difficilmente si riuscirà a salvare. I tifosi ammainano le bandiere e ripongono gli striscioni, segno inequivocabile di un malcontento e forte delusione. Entra Gennaro Esposito al posto di Astarita, uno degli 11 fantasmi. Casertani che si lamentano per un presunto fallo di mano in aria, ma Castello lascia proseguire. Palumbo continua a fare il solletico al portiere avversario e a 120 secondi dalla conclusione, Maiella raccoglie un traversone di Manco accorciando le distanze. Ci sarebbe anche il tempo per il 2-2, rigore al 92esimo per un fallo di mano in aria. Di Stefano non si muove, Maiella colpisce peggio che un pulcino al primo giorno di scuola calcio. Sarebbe stata una beffa per l'Ostia Mare. Game over in tutti i sensi. La Casertana non esiste, meglio pensare alle pulizie autunnali.